e in diretta su Radio Amore Napoli da Lungomare Caracciolo, Napoli. Napoli Street Food, il primo festival del cibo di strada. In diretta dalla nostra postazione mobile, il nostro meraviglioso camper di Radio Amore Napoli. Io sono con l'organizzatore di questo evento meraviglioso da due ore, l'abbiamo battezzato da due ore, Giulio Cacciapuoti, Love Studio, buonasera. Allora, mi fai una pizza fritta, un coppetto, una grappa, una sfogliatella, sì, birra, Pepsi e Ferrarelle, che lo sponsor lo dobbiamo citare. Meraviglioso, meraviglioso, grazie, grazie. Meraviglioso. Benvenuti. Posso benvenuti. Mangiare e bere con te per festeggiare lo startup? Ancora gli ultimi ritocchi. Esatto. E siamo... stiamo perfezionando, sì, questa grande macchina che insomma farà mangiare, bere, divertire. Siamo partiti. Migliaia e migliaia di napoletani per questi tre giorni. Sarà una moletta di fantozzi, cioè sarà bellissimo sia sabato che domenica. Allora facciamo subito un piccolo bilancino di questo startup. Vedo già un sacco di gente per via Caracciolo. Guarda, noi in realtà che insomma abbiamo lavorato molto di web, abbiamo lavorato molto di social, avevamo avuto degli ottimi feedback, insomma, certo. Mi arrivano messaggi di gente che dice: stiamo venendo da Frosinone per partecipare allo street food. La settimana scorsa abbiamo dovuto rimandare, una signora ci ha scritto: ma mio figlio aveva preso il treno da Milano. Fantastico. Quindi avevamo avuto degli ottimi feedback, però oggettivamente alle 5 che ancora non avevamo aperto le casse, categoricamente la gente regge in fila per prendere gli street, che è una cosa che dobbiamo spiegare ancora bene. L'ho spiegato proprio io all'inizio, però ci ritorneremo ancora sull'argomento. Insomma, oggettivamente alle 7:30 abbiamo già un bel po' di gente, un bel po' di viavai, ci aspettiamo un ottimo weekend. Assolutamente, anche perché ricordiamo è venerdì, quindi ancora lavorativo per molti. Nel frattempo stanno raccogliendo le informazioni, stanno facendo venire l'acquolina in bocca, e poi domani e domenica verranno tutti qui a via Caracciolo. L'apoteosi sarà domani e domenica. Delle cose da mangiare. L'esplosione in del gusto e dei sensi, no? Sarà proprio tra domani e domenica. Avete raccolto le eccellenze campane, cioè i più grandi professionisti del cibo. Abbiamo raccolto le eccellenze campane, ma abbiamo fatto anche in modo che Napoli ospitasse eccellenze di altre città. Certo. Quindi per noi Napoli Street Food è nella doppia veste, cioè nella veste di città che esprime le tipicità da strada, ma città che ospita sul lungomare le tipicità anche di altre città. Quindi questo scambio culturale, perché poi il cibo è cultura, e quindi questo scambio culturale, questa contaminazione, ma soprattutto c'è una cosa carinissima, abbiamo visto tantissimi stranieri che stanno qui sul lungomare a mangiare le cose con noi. Si fermano, insomma, poi voglio dire, il cibo è fondamentalmente sempre convivialità per strada, questa cosa si accentua. Assolutamente. E poi, come abbiamo ricordato anche prima con la voce dei protagonisti, insomma, noi abbiamo una cultura veramente antica riguardo al cibo da strada. Assolutamente, sì, insomma, siamo i primi, e poi quelli più citati dalla cinematografia alla parte insomma audiovisiva. Sono d'accordo. La storia del cibo passa per Napoli. Parla assolutamente. Un'altra cosa, avete quest'anno raccolto anche grandi partnership, no? Perché ho visto dalla comunicazione. Guarda, io vorrei fondamentalmente dire due cose. Abbiamo sicuramente raccolto grandi partner, e quindi insomma da Ferrarelle a Pepsi a Chinotto Neri, più tutti i partner che ci hanno seguito, voi di Radio Amore. Ma sicuramente, e questo ci tengo a dirlo, abbiamo avuto, nonostante il lungomare non sia un posto semplice su cui organizzare, certo, le cose, abbiamo avuto un grande aiuto, un grande sostegno da parte di tutte le istituzioni, incominciando dalla giunta, passando per i vigili, la polizia amministrativa, insomma tutte le autorità e le istituzioni che hanno, come dire, in un modo o in un altro competenze in questo settore della città, ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto, e ancora adesso la sovrintendenza, ecco, mi suggerivano la sovrintendenza, ecco, bravo. Che è oggi un po', come dire, no, tutti temono, sì, la sovrintendenza, quasi ci sicura. Si spaventa, e invece hanno tutti collaborato alla grande, quindi mi sembra di capire che Napoli Street Food era un evento desiderato, evento voluto da tutti. Insomma, noi abbiamo lottato, stiamo lottando ancora per fare in modo che tutto funzioni bene, insomma. Vabbè, ma voi di Love Studio avete, devo dire, grande esperienza in questo. I vostri, grazie, eventi profumano sempre di successo. Grazie. Allora, si mangia, si beve, ci sono le belle ragazze, c'è bella gente, ci abbiamo il mare di fronte, ci abbiamo il Vesuvio, vediamo le barche, c'è la musica di Radio Amore Napoli, ma che volete di più, napoletani? Shatatova e venite a via Caracciolo. Piccola pausa, Napoli Street Food continua. Ciao. Napoli.